Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Un breve servizio sulla gara regionale alla Bocciofila di Loreto, poi uno speciale sui campionati nazionali femminili e under 23. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. La Bocciofila Loreto ha organizzato il 16° trofeo sociale Bocciofila Loreto, una gara regionale a gironi serali, specialità individuale con 400 giocatori partecipanti. La direzione della gara è stata di Silvano Manuelli. E ora vi diciamo chi sono stati i vincitori. E non solo, naturalmente. Nella categoria A, primo classificato Franco Vitaloni della Bocciofila Adriatica. Secondo classificato Sauro Ripari, Montefanese. Terzo classificato Tarcisio Mattiacci, Morrovalle. Quarto classificato Danilo Buldorini, Castelraimondo. Nella categoria B, primo classificato Raffaele Di Donna, Porto Potenza. Secondo classificato Gino Cola, Montefanese. Terzo classificato Danilo Galassi, Castelfidardo. Quarto classificato Fabio Molini, Elvia Recina, Villa Potenza. Nella categoria CD mista, primo classificato Francesco Caporali, Cartiere Emiliani, Fabriano. Secondo classificato Ferruccio Paolini, Montegranaro. Terzo classificato Mario Ortolani, Loreto. Quarto classificato Mario Grasselli, Matelica. E da Loreto è tutto. Dei campionati italiani, a me piace chiamarli così, femminili, quattro categorie seniores e campionati italiani under 23 maschili, organizzati dal Comitato Provinciale di Macerata in collaborazione con la Bocciofila Morrovalle e altre bocciofile del comitato. Di questi campionati italiani, dicevo, organizzati per fortuna in periferia e non a Roma, abbiamo tanto da dire, tanto da farvi vedere, che sicuramente non ci riusciremo completamente in questa rubrica. Partiamo dalla conferenza stampa di presentazione dei campionati presso il comune di Morrovalle, ascoltando il sindaco Stefano Montemarani. Siamo decisamente orgogliosi di poter ospitare sul nostro territorio e nel nostro bocciodromo, che tra l'altro è uno dei centri di aggregazione più importanti della nostra città, un evento così importante, appunto, un campionato nazionale, il primo da noi. E io per questo ci tengo particolarmente a ringraziare il comitato organizzatore, quindi la Federazione della Bocce nella sua interezza, ma in particolar modo il nostro presidente provinciale Angelo Scocco e il presidente della Bocciofila Domenico Torresi, che tanto si sono adoperati perché questo evento fosse qui, avvenisse qui, e che tanto si stanno adoperando perché riesca. Come dicevo, io li vedo quotidianamente lavorare per mettere a punto l'impianto in tutti i suoi aspetti. Ma diciamo pure che la Bocciofila di Morrovalle è una perla per il comune, per tante manifestazioni e organizzazioni al di là delle bocce addirittura. È vero, come le dicevo prima, infatti, e come sottolineavo anche nella presentazione dell'opuscolo, la Bocciofila è uno dei centri di aggregazione sociale maggiore, è frequentatissima. E eventi importantissimi della nostra città, ad esempio la festa dello sport, noi ogni anno facciamo la festa dello sport e la facciamo lì, oppure, che ne so, la Proloco deve fare una grande riunione e la facciamo lì, quindi è veramente una struttura preziosa, e di questo dobbiamo anche ringraziare l'attuale direttivo e il presidente, insomma, di questa disponibilità. Loro rispondono sempre presenti, se io li chiamo e gli dico: guarda, domani sera dobbiamo fare questo,
presenti, non ci sono problemi, si organizzano, lavorano, sono dei lavoratori instancabili, appartengono veramente a quella generazione che ha fatto grande l'Italia. Dopo la conferenza stampa lasciata alla bella piazza del comune di Morrovalle, il sabato pomeriggio abbiamo visitato alcune bocciofile: l'Adriatica, Porto Potenza Picena, Fonte Spina, San Bucheto, dove si stavano svolgendo alcune fasi eliminatorie dei campionati femminili. Le altre bocciofile impegnate, oltre Morrovalle, erano Corridonia, La Pineta, Montesanto, San Giustese, Sforza Costa e Villa Potenza. Ma ascoltiamo l'assessore allo sport del comune di Morrovalle, Andrea Staffolani. Faccio i complimenti a tutti questi atleti che in questi due giorni si sono veramente impegnati e hanno dato il massimo. È un peccato non vederli tutti vincitori, ma lo sport è così, è onore ai più bravi. Ma un onore grande, anche grandissimo, a tutti gli organizzatori. Io non posso non ringraziare, veramente fare un grandissimo applauso e dare dei grandi meriti a partire dalla regione, da Andrea Evangelisti che ci ha dato questa possibilità, da Angelo Scocco, il presidente provinciale, e per finire a Domenico Torresi. Noi come amministrazione comunale ci siamo adoperati tantissimo per aiutare questa associazione alla riuscita di questi campionati italiani, ma senza il loro merito, senza i loro impegni non saremmo riusciti a far nulla. E veramente un plauso a loro che hanno fatto conoscere, hanno cercato di promuovere e ci sono riusciti, perché con più di 300 atleti il nostro territorio, sono venuti da più di 18 regioni d'Italia, hanno conosciuto i nostri usi e costumi e i nostri sapori con il nostro cibo, e mi auguro che sia solo l'inizio e che ritornino anche in futuro per turismo nel nostro comune. Angelo Scocco, presidente da molti anni del Comitato Provinciale di Macerata, ha organizzato e seguito molte manifestazioni a livello nazionale nel suo comitato. La costanza del suo impegno è riconosciuta da tutti. Lo abbiamo ascoltato alla conclusione di questi campionati, prima non avrebbe parlato. Tutto che è passato, tutto è andato bene, perlomeno io credo, ho ricevuto complimenti da molte persone, naturalmente le marche, Macerata. Perciò penso che siamo andati bene. Quante manifestazioni nazionali avete organizzato, compreso questa? Sì, la decima, io l'ottava, però ho contribuito alle altre prime. E naturalmente ogni volta è stato sempre successo, speriamo che abbiamo contentato tutti. Io credo di sì, però si può sempre migliorare comunque. Quindi ringraziamenti a tutto lo staff, gli sponsor, no? Sì, ringrazio soprattutto a nome mio, ma a nome del Comitato Provinciale, in primis la federazione che ci ha permesso di organizzare questa manifestazione. E poi la società bocciofila Morovale, di cui faccio anche parte, e in primis il presidente Torresi e tutto il suo staff. E naturalmente gli sponsor, perché ci hanno dato la possibilità di organizzare. Vorrei ringraziare soprattutto la ditta 3S di Staffolani, l'amministrazione comunale naturalmente è quella che ci ha più aiutato, che poi in questi giorni ha dovuto mettere a norma anche il Bolciorno perché non era a norma. Abbiamo avuto dei problemini, come li abbiamo risolti sia a livello amministrativo che a livello organizzativo, e che devo dire, sono... Prossimo anno. Al prossimo anno? Beh no, prossimo anno sarà un po' presto. Tra qualche anno. Tra qualche anno può darsi. L'ultima visita prima di andare a Morrovalle, come avete visto, l'abbiamo fatta alla bocciofila di San Bucheto e qui abbiamo salutato Cristina Bara, la prima campionessa italiana che conquistò il titolo nel 1989 a Civitanova Marche, nel primo campionato italiano femminile di bocce, senza distinzione di categoria. Purtroppo Cristina proprio in questi giorni si è infortunata ad una gamba e non ha potuto partecipare a questa edizione. Alla bocciofila Morrovalle sabato sera abbiamo ripreso i quarti di finale e le semifinali della categoria A femminile e dell'Under 23. Abbiamo intervistato il presidente della Federbocce Marche, Andrea Evangelisti. Ecco qua, siamo con il presidentissimo che in queste occasioni c'è sempre. Campionati italiani femminili e Under 23,
non si devono chiamare campionati italiani, ma io li chiamerò sempre campionati italiani, ma sono campionati nazionali. Macerata, diciamo, è abitué di questo genere di manifestazioni, ottava credo manifestazione. Morro Valle, non diciamo che ci sono stati campionati italiani, però come organizzazione ho detto tutto io, vai. Beh, hai fatto sicuramente un sunto perfetto di queste giornate. E Morro Valle, lo abbiamo detto anche in conferenza stampa in comune, credo che rappresenti una delle bellissime realtà che abbiamo nelle Marche da un punto di vista di società sportive nel mondo delle bocce. Però credo che Morro Valle, ecco, rappresenti anche una bella realtà da un punto di vista impiantistico, lo si può vedere facilmente, da un punto di vista organizzativo e anche socio-ricreativo, visto che si impegna tutto l'anno in tantissime attività. E ovviamente non poteva mancare, ecco, un impegno più ad ampio raggio anche dal punto di vista boccistico, sportivo agonistico, se vogliamo definirlo in questa maniera. Per cui innanzitutto è doveroso il ringraziamento, perché come mi è capitato di dire, imbarcarsi in questo tipo di organizzazioni in questi periodi non è facile. Per cui grazie veramente al Comitato Provinciale FIB di Macerata, ad Angelo Scocco, che nella sua, diciamo, dirigenza così salda e ormai ben ferrata al territorio e a tutto quello che ruota attorno, diciamo, al mondo sportivo, ha saputo offrirci nuovamente, ecco, una bella organizzazione e credo interessandosi a tutti i settori del nostro sport. Non a caso in queste giornate abbiamo visto in campo le categorie femminili seniores e l'under 23 maschile, secondo me due ambiti molto interessanti del nostro sport, anche se per quanto riguarda le categorie femminili sappiamo che rappresentano la parte minoritaria del movimento, però è anche vero che nella nostra regione ormai da diversi anni ci si sta impegnando parecchio su queste categorie, sia da un punto di vista organizzativo sia da un punto di vista dell'avviamento, e vediamo anche che ci sono delle brave rappresentanti che poi addirittura finiscono anche in giri nazionali. È vero che in questa circostanza non è andata, diciamo, benissimo, però lo sappiamo, i campionati italiani o nazionali, che dir si voglia, sono, si può dire, degli episodi, per cui è facile che ci si trovi, come dire, anche fuori dal gioco presto. E comunque quest'anno col femminile siamo andati bene, guarda gli juniores, insomma. Sì, infatti, tra l'altro non possiamo scordarci che in questo momento stiamo parlando, diciamo, a cose ancora non finite. È vero che la nostra regione esprime un buon movimento femminile, però sappiamo che la concorrenza al di fuori della regione c'è. E da un punto di vista, diciamo, dell'under 23, anche qui abbiamo avuto in campo, credo, degli esponenti, dei ragazzi veramente bravi. È ovvio, le competizioni sono competizioni, per cui non c'è nulla da recriminare. Come giustamente dicevi, veniamo invece dalla prova, diciamo, dei tricolori juniores, che ci ha regalato queste due belle soddisfazioni tutte al femminile, di Flavia ed Alessia, che ovviamente ringrazio e alle quali invio i miei complimenti. Sono stati bravi anche i maschietti, perché comunque nonostante non ci siano stati ori, però ecco, secondo posto, terzi posti, per cui nel complesso la nostra delegazione è andata bene. E adesso c'è da guardare ai seniores per il prossimo fine settimana. Per cui in genere no, le sorprese non mancano mai. La stagione ancora non è finita dei campionati nazionali tra Coppa Italia, juniores, seniores. Quindi, e chiaramente vorrei ringraziare per questa circostanza, visto che abbiamo questo importante evento nella nostra regione, il Comune di Morro Valle, che veramente è stato vicino alla bocciofila e al Comitato Provinciale FIB, e credo lo abbia fatto in tutte le maniere possibili per questi tempi,
per cui mi fa piacere che, ecco, Morrovale sia stata al centro dell'attenzione nazionale, visto che, ripeto, rappresenta una delle belle realtà che abbiamo nella nostra regione. Solo 5 secondi di pubblicità, poi la seconda parte del servizio sui campionati italiani femminili Under 23. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Franca Sanpaolesi, Iesina Ancona, sbaglia il tiro sul pallino e lascia la vittoria a Marina Iaboni di LF Formia Latina, semifinale categoria A, e pensare che la Sanpaolesi conduceva per 8-2. Dei due marchigiani Under 23 in campo per i quarti di finale, Luca Sabatini Fontespina Macerata è approdato alla semifinale, mentre sta ancora giocando Leonardo Stacchiotti San Buchetto contro Nicolas Palermo Paolo Arado Crotone, che ora conduce per 9-6. Sono scese in campo per l'altra semifinale femminile Sonia Marzullo Kennedy Roma e Sanela Urbano i Fiori Frosinone. E Stacchiotti ora sta perdendo per 11-6. Poi Leonardo conquisterà ancora un punto, ma sul 7-11 la partita è finita così. Vediamo, cioè non vediamo quasi nulla da questa posizione. Il punto è preso, la bocciata e la vittoria di Nicolas Palermo, che approda alla semifinale. Che daño hace la soledad y es que aquí en el alma oigo que suenan de pronto palabras mágicas que me dicen corre y vas, que hoy te enamorarás. Creo imposible llueve y nieva y un sol espléndido estalla en mí, ríe mi boca las nubes pasan. Es que alguno ahora a mi melón que encende felicidad, su rostro, su boca y sus ojos que me hacen morir. Gloria de vivir mil temores, de pronto he visto yo la verdad, porque era suya la decía corre y vas, que hoy te enamorarás. Ella, 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 ella. E ora dal 9-8 per Sanela si è passati al 9-5. Ora vediamo la bocciata della giovane giocatrice della bocciofila I Fiori di Frosinone. C'erano due punti a terra per Sonia Marzullo, mentre vediamo di là, è approdato alla semifinale Marco Di Nicola, Pinetese Teramo. E torniamo al punto conquistato dalla giovane Sanela Urbano.
e siamo sul 10-9 per lei. Di nuovo alla bocciata. E c'è un errore. C'è un grave errore. Credo che fosse un bersaglio. Il punto è preso. Sonia Marzullo colpisce molto bene. 10 pari. E ora Sonia Marzullo ha sbagliato l'accosto. Bel punto a terra per Panela. E ora si allarga anche lo spazio. 11 a terra. Può chiudere qui la partita. Vediamo la boccia. Ai, ai, ai. Sfortunatissima. Ha toccato il pallino. E addirittura 2 punti all'avversaria. La vittoria per Sonia Marzullo. È lì a terra, almeno così sembra, va alla bocciata. E sbaglia, ha tirato la boccia corta, ha sbagliato, incredibile. Sanella Urbano ora viene all'accosto, crediamo debba togliere la partita, la vittoria a Sonia Marzullo, vediamo. E sì, e comunque è soltanto un punto per Sonia Marzullo, 11-10, ma... è crollata, sicuramente è crollata in effetti, ha sbagliato gli accosti, ora va alla bocciata sul bersaglio, porta via le sue bocce, non quella di Sonia Marzullo che approda alla finalissima. 9-5, sta conducendo Luca Sabatini, Fontespina Macerata su Stefano Menghini, Caccialanza Milano. Vediamo, non è stato troppo fortunato. E di là c'è un'altra semifinale, quella tra Marco Di Nicola Piretese Teramo e Nicolas Palermo, Paolo Araldo Crotone. Vediamo ora Stefano Menghini. Ottimo il suo accosto, secondo punto inserito. Perfetto, anche il terzo accosto, terzo punto. E arriva anche il quarto ed è il pareggio, 9-9. E quel bel vantaggio di Luca Sabatini si è dissolto. Ora vediamo la bocciata sulla corta di Stefano Menghini e non gli va bene, rimane il punto per Sabatini, ora viene l'accosto ma per un soffio non lo riprende, è un punto per Luca Sabatini, 10-9. Avremo un marchigiano in finale? Andiamo a vedere. Sabatini ha dichiarato la boccia di volo. Sbaglia, colpito il pallino, ci prova di nuovo. Secondo errore, ora viene all'accosto. Punto è preso. Stefano Menghini al tiro sul pallino, vuol far partita, ma sbaglia. Ora va sulla boccia del punto. 10 pari. E di là c'è un 3-3. Luca Sabatini colpisce sotto mano, aveva già colpito prima, 2 punti. Di nuovo Sabatini alla bocciata sotto mano ed è un bel centro. Va a tirare il pallino. Pallino di salvataggio per Stefano Menghini. Se lo sbaglia naturalmente ha perso. E invece lo colpisce. E vediamo alla vittoria giù a fondo campo. 3 punti a terra per Menghini. Sabatini ne deve togliere almeno 2 per non lasciare la vittoria all'avversario. Sì. È solo un punto, 11-10 per Stefano Menghini. Sabatini ha sbagliato il tiro sul pallino,
Vediamo, ultima boccia. Non si annulla la giocata ed è finita qui la partita, la finalissima per Stefano Menghini, Caccialanza Milano. Ora andiamo a vedere cosa succede nell'altra semifinale, Marco Di Nicola e Nicolas Palermo. Di Nicola, punto preso, Palermo colpisce. Sono due punti per lui, accorcia le distanze. Siamo sul 6-9. Palermo. Palermo non prende il punto. Di Nicola. Secondo punto inserito. 11-6. Ora vediamo Nicolas a fondo campo, va a tirare il secondo punto, colpisce, due punti a terra, va a tirare la boccia laterale, 11-8. E ora è finita, dodicesimo punto per Marco Di Nicola, in finale se la dovrà vedere con Stefano Menghin. È già passata la mezzanotte e c'è la premiazione dei terzi e quarti classificati. A domani mattina per tutte le finali. Di marchigiani in finale ce n'è una sola e Filomena Angelici San Benedettese nella categoria B. Ascoltiamo il presidente della Bocciofila Morovalle, Domenico Torresi. Finora è andata benissimo. Io non voglio ringraziare alla Federazione Italiana, al presidente Angelo Scocco che ci ha concesso di fare questa bellissima manifestazione. Io penso che per il comune di Morovalle e per la nostra Bocciofila è stato un grande onore ospitare tutta questa gente con i camionati italiani. Perciò ringrazio tutti quanti e non ho altro da dire. Prossimi appuntamenti per la Bocciofila Morovalle? Prossimi appuntamenti sono il 4 di ottobre che organizziamo il pranzo sociale per tutti i nostri sponsor e per tutti quanti i tesserati, anche amici. E poi abbiamo il 16-17 di settembre, una settimana, la gara del nostro amico socio che è scomparso, Biagetti Agostino. Presidente, ho saputo che sta per scadere o è scaduto il suo mandato, cosa succederà poi? Per questo momento non le posso dire niente perché le batterie sono scariche. Adesso vediamo se si riesce a ricaricarle, non lo so, Dai che lo sai. Ci devo pensare. Complimenti comunque. Grazie. Vorrei ringraziare tutti i nostri sponsor qui, perché ne sono tanti, adesso non sto a citarli, perché forse mi sfugge qualche nome, perché ci ha concesso anche loro di fare questa grandissima manifestazione, perché senza di loro non si va da nessuna parte. E loro sono i fondamenti di questa società, i pilastri, diciamo, di questa società. Insieme a te. Milano presenta Stefano Menghini. La società Bocciofila Pinetese della provincia di Teramo, Marco Di Nicola. Gli arbitri della partita del Comitato Regionale delle Marche, Luca Conti, Graziano Gattari, Giulio Zappetti, Silvio Giustozzi, Renato Francesconi, coordinatore della manifestazione, arbitro nazionale del Comitato di Perugia, signori e signori, Paolo Chianella. E così, per non infastidire i tecnici della diretta streaming, ci siamo relegati sulla tribuna. La visione è quella che è
e dobbiamo accontentarci. Scendono in campo le categorie A, C e D femminile. Poi ci sarà l'Under 23 e la B femminile. Noi per ora, come vi abbiamo accennato all'inizio, per ragioni di spazio dobbiamo chiudere qui. Nella rubrica della prossima settimana vi racconteremo come sono andate le finali, ma ormai tutti lo sapranno, vi diciamo chi sono i campioni italiani. Individuale femminile, categoria A, prima Marina Iaboni di LF Formia Latina. Individuale femminile, categoria B, prima Alba Vaccaro Scandicese Firenze. Individuale femminile categoria C, prima Ksepska Boguslova, Grossetano Grosseto. Individuale femminile categoria D, prima Nicole Brugnera, Cortesissima Treviso. Individuale Under 23 maschile, primo Stefano Menghini, Caccialanza Milano. Arrivederci alla rubrica della prossima settimana. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.